Sono quasi le 10:30 quando i vigili del fuoco, che questa mattina hanno iniziato le ricerche nel fiume Brenta, trovano un corpo. Probabilmente è quello di Ahmed, il ragazzino di 15 anni che è scomparso da giovedì sera a Mortise. Da questa mattina si sono attivate le ricerche in acqua dei sommozzatori dei vigili del fuoco, perché ieri sera la polizia ha trovato il telefono cellulare del ragazzino proprio in questa passerella che collega i due quartieri, quello di Torre e quello di Cadoneghe. In queste ore, ore di grandissima apprensione, amici e famiglia hanno sperato che il ragazzo si fosse allontanato volontariamente. Lui, poco prima di sparire, aveva lasciato dei messaggi alla ex fidanzata e anche all'amico in Francia, dicendo che gli voleva bene, messaggi che sono parsi subito molto sospetti. Pareva però che lui non avesse problemi né a scuola né in famiglia, quindi rimane il mistero del perché di un gesto così tragico.